Ieri era la giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera e per celebrarla la Prefettura di Teramo ha organizzato all'Università un momento per ricordare l'importanza di questi pilastri che in un periodo caratterizzato da così tante divisioni diventano dei punti cardine, così come ha sottolineato il Capo dello Stato durante il suo discorso all'Altare della Patria. Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente minacciano la comunità internazionale e vanno fermate. Questo ha ribadito con forza Sergio Mattarella, richiamando in modo altrettanto netto l'unità e la collaborazione tra le istituzioni a livello nazionale. Oltre le forze dell'ordine, i sindaci e personalità del territorio, all'unità c'erano anche i ragazzi delle scuole. Stiamo parlando della giornata della Unità Nazionale, della Costituzione, della Bandiera e dell'Inno, quindi quattro grandi pilastri, i quattro grandi pilastri dell'Italia. Una giornata secondo me molto importante, una delle più importanti dell'anno, però forse è passata un po' nel dimenticatoio, un po' in sordina in Italia in generale, per cui ci tenevamo oggi invece a ricordare la giornata di questi quattro grandi pilastri della nostra bellissima e meravigliosa Italia. Quindi possiamo dire che è ancora attuale parlare di unità nonostante tante divisioni? Sì, unità, ripeto, l'inno, la bandiera e la Costituzione. La Costituzione è ancora oggi meravigliosa, nella prima parte è bellissima ed è il faro che ha illuminato l'Italia dal dopoguerra ad oggi e ha consentito il fatto che l'Italia oggi sia un paese libero, democratico, con tanti diritti assolutamente acquisiti e garantiti, con qualche problema certamente, ma anche per questo che vogliamo parlare ai giovani. Oggi ci saranno molti studenti universitari e moltissimi studenti delle scuole per trasmettere questi valori, perché poi saranno loro ovviamente a doverli ulteriormente a loro volta trasmettere e applicarli quando saranno grandi e ci manderanno a casa.